Ed ecco qui la bicicletta in funzione. Ho collegato lo zaino con la batteria. Una volta accesa la chiave possiamo vedere il voltaggio della batteria e girando l'acceleratore la bicicletta cammina senza pedalare. Per creare una bicicletta elettrica serve ovviamente una bicicletta e io sono partito da una vecchia BMX. Ho deciso intanto di smontarla completamente, metterci gomme nuove, riverniciare il telaio nero, pulirla un po' dalla ruggine, mettere freni nuovi e forcella anteriore ammortizzata, in modo da avere una buona base di partenza per fare una bici elettrica. Ed ecco il risultato. Ora vedremo quali sono i passaggi per modificare il motore dell'overboard e montarlo sulla bicicletta, come fare i cablaggi e di conseguenza il risultato finale. Per costruire la nostra bici elettrica avremo bisogno di 4 componenti. Il primo è un motore, ovvero un motore brushless recuperato da un overboard, uno di questi. Poi una centralina, quindi un regolatore per il motore, in modo da farlo girare. Un acceleratore generico, ci sono sia a pollice sia a manopola come questo, e che si occuperà di inviare un segnale alla centralina e regolare la velocità del motore. In questo caso si occupa anche di dirci il voltaggio della batteria e da interruttore per accendere e spegnere il regolatore. Il quarto componente è la batteria. In questo caso è una batteria che ho fatto da me e caricherò un video per far vedere come l'ho realizzata. Comunque è una batteria da 36 volt nominali e da all'incirca 15 Ah. Ho deciso di confezionarla così e mettere un cavo così lungo perché di solito la tengo in uno zaino e la collego a questo connettore qui sotto il sellino, in modo da non avere pesi montati sulla bici, che comunque è anche abbastanza piccola. Comunque farò un video a breve a riguardo per far vedere come l'ho realizzata partendo da batterie recuperate dai computer portatili. Ho un video su come smontarle e testarle e farò un video su come realizzare un pacco batteria. Allora, per quanto riguarda il motore, come ho detto, è un motore recuperato da un overboard. Ogni overboard ha 2 motori di questi che sono ottimi per questo tipo di progetti perché sono dei motori brushless, si controllano con qualsiasi centralina per bici elettrica o per monopattino, diciamo sono abbastanza universali. E volendo possono essere usati anche come alternatori, come generatori trifase, in modo da ottenere una buona potenza in uscita. Per montarli sulla bicicletta ho preso spunto da un video che ho trovato su YouTube di un ragazzo americano, se non sbaglio. Praticamente si modifica il motore e si predispone per montare i raggi direttamente sul blocco, diciamo sul rotore, così da farlo diventare parte integrante della ruota della bici, ovvero un hub motor. Praticamente vendono dei kit anche già pronti di questo tipo, metterò un'immagine a schermo. E una volta modificato il risultato è questo, abbiamo il rotore del motore e tutti i forellini con i raggi montati, in modo da inglobarlo dentro la ruota. Oltre che a montare i raggi, un'altra modifica da fare è montare un altro perno su quest'altro lato, perché in questo momento il motore ha un perno solo da un lato, perché è fatto per essere montato in questo modo sull'overboard. Ma la bicicletta, avendo la forcella che va da entrambi i lati, abbiamo bisogno di un altro perno da quest'altra parte. In questo modo, questo qui è il perno del motore montato sulla forcella e questo qui è l'altro perno fatto da me. Vi spiegherò come fare questa modifica. Partiamo dallo smontare il motore. Il motore ha queste viti intorno che basta rimuovere con un cacciavite. Una volta rimosse, questo pezzo qui si sfila e all'interno troveremo questo statore. Questo statore si tiene soltanto su questo cuscinetto infilato qui all'interno e sarà un po' difficile da estrarre perché questo qui, diciamo, ha il nucleo in ferro e qui è pieno di magneti molto potenti che lo terranno in posizione, perciò fatevi leva o mettetelo su una morsa a testa in giù e tirate fuori. Una volta tirato fuori basterà rimuovere la gomma dal rotore perché non ci serve.
Ecco qui rimossa la gomma, è bastato solo un cacciavite piatto e fare leva. In questo modo abbiamo il rotore pronto. A questo punto ci sono due fori da fare, un foro esattamente qui al centro, direi anche da un centimetro e due, in modo da poter far passare il perno senza farlo toccare o strusciare da nessuna parte. E poi sullo statore è necessario fissarlo su una morsa e andare a forare qui all'interno per poter filettare e poi avvitare un perno, un bullone, una barra filettata. Nel mio caso ho utilizzato un bullone da 8 mm, quindi ho fatto un foro da 7,5 e l'ho filettato con un maschio da 8 mm. In questo modo, una volta richiuso, potrò infilare e avvitare un bullone da 8 mm, che sarà il mio secondo perno. Fatto ciò, diciamo che viene la parte più complicata, direi, anche se in realtà è abbastanza fattibile, ovvero il modificare per poter montare i raggi. Una volta chiuso, si presenta in questo modo, ovvero un cerchio di alluminio con questi due bordini, uno da un lato e uno dall'altro. Questo scalino in particolare va smerigliato in modo da portarlo a pari con la superficie, in modo da avere un bordino più piatto e lineare possibile. Una volta appiattito, avremo due bordini pressoché identici. A questo punto sarà necessario contare sulla ruota originale della bicicletta quanti fori per i raggi sono su ogni lato. In questo caso, se non sbaglio, erano 24. Di conseguenza, disegnare su un foglio di carta un cerchio e dividerlo in 24 in modo da avere uno schema da seguire. Diciamo una cosa del genere, questo qui è diviso in 16 parti, l'ho fatto a mano, è solo un esempio. Quindi, ad esempio, se abbiamo 24 raggi, dividiamo il cerchio in 24 in modo da avere 24 punti e lo sovrapponiamo al pezzo. A questo punto andiamo a segnare tutti questi punti sul pezzo, per poi andarli a forare con una punta da, diciamo, dipende dalla dimensione del raggio, comunque deve essere una punta abbastanza grande da farlo entrare e girare, ma non troppo grande da far passare la testa in modo che resti comunque infilata all'interno. Nel mio caso ho fatto anche una svasatura per poter far combaciare meglio la testa. Come vedete, in questo modo il raggio entra all'interno e poi dopo l'ingresso del buco è svasato, così la testa del raggio entra all'interno del buco. Stessa cosa sull'altro lato. Quindi, una volta fatti tutti i fori su un lato e sull'altro, si può rimontare lo statore all'interno, richiudere, rimettere le viti. A questo punto avremo il mozzo centrale della ruota con motore inglobato. A questo punto arriva la parte, diciamo, più complicata, ovvero lo smontare il cerchio originale della bicicletta, quindi togliere il mozzo all'interno. E a questo punto avremo tutti i raggi sfusi e il cerchio con tutti i buchi liberi. Io, per rimontare il cerchio sul motore modificato, ho semplicemente seguito la ruota posteriore e ricopiato tutti gli accavallamenti e tutto l'ordine dei raggi, semplicemente invece che sul mozzo originale, sul nostro motore con tutti i fori. Quindi, una volta ricopiato l'ordine dei raggi sul mozzo e montati sul cerchio, ho ottenuto una ruota con il motore inglobato nel mozzo. A questo punto ho limato un pochino la forcella della bicicletta per far entrare il perno originale del motore. E ci ho saldato una piccola staffetta in modo che con la forza del motore, con la coppia, questo perno non ruoti e quindi non vada a spanare la forcella della bicicletta. Da quest'altra parte invece ho saldato soltanto due rondelle, una all'esterno e una all'interno, per centrare il foro dove poi ho infilato il bullone, in modo da avere la ruota il più centrata possibile. Il bullone si avvita all'interno nel foro filettato che abbiamo creato nello statore. E come vedete, questo foro qui più largo permette al perno di entrare senza toccare da nessuna parte. In questo modo la ruota è libera, è montata ed è centrata. A questo punto, una volta montata la ruota sulla bicicletta, dobbiamo provvedere a collegare i cavi sia del motore che del regolatore, in modo da farla girare questa ruota. Se utilizzate un motore di hoverboard, sicuramente avrà questi cavi qui, sono tutti uguali, ovvero tre cavi, uno
di potenza per le tre fasi del motore e un cavo con 5 contatti per il sensore di Hall, ovvero è un sensore magnetico che è all'interno del motore che dice alla centralina il motore in che posizione si trova, in modo che la centralina possa regolare le fasi in uscita per farlo girare nella direzione giusta. Ovviamente i cavi di potenza sono colorati e gli stessi colori li ritroverete sul regolatore. Questo qui è un normalissimo regolatore per bicicletta elettrica comprato su Amazon. Metterò il link in descrizione. Poi questi cavi qui andranno direttamente collegati al regolatore. Se necessario possiamo fare anche una prolunga ai cavi senza problemi. E questi altri 5 cavi andranno collegati al cavo per il sensore della centralina. Diciamo tutte le centraline per motori brushless di biciclette elettriche hanno questo cavo qui, che come vedete ha gli stessi colori dei cavi del sensore, per cui sarà soltanto questione di o modificare il connettore oppure riutilizzare il connettore dell'overboard saldandolo qui, e in questo modo potremo collegare questo cavo qui a questo qui rispettando gli stessi colori. In questo modo abbiamo il motore collegato al regolatore ed è pronto a girare. Ci manca soltanto un acceleratore e anche questi si trovano facilmente su Amazon, metterò il link in descrizione. E è semplicemente una resistenza e ha 3 cavi, un negativo, un positivo e un cavo centrale di segnale. In base al regolatore che comprerete potrete avere vari colori sul cavo dell'acceleratore e in questo caso, se non sbaglio, era questo qui, quindi abbiamo il negativo nero, il positivo rosso, sarebbe un 5V, e il cavo bianco che è il sensore. Sui cavi degli acceleratori che si comprano online, bene o male i colori sono questi, o magari il bianco potrebbe essere blu o uno qualsiasi altro colore, ma la funzione è questa e comunque anche se li collegate male non dovrebbe succedere nulla. Comunque fate riferimento allo schema che troverete in descrizione quando acquistate il regolatore, lì vi spiegheranno ogni connettore che cos'è. Se il vostro acceleratore come il mio ha un interruttore, una chiave per accendere e spegnere il regolatore, questo qui è il cavo di accensione. Di base ha questo connettore come un ponticello, in modo che è sempre acceso, altrimenti basta tagliare questo ponticello e collegarci l'interruttore, che sia a chiave o un pulsante o quello che preferite. Tutto il resto dei cavi sono cose opzionali, diciamo. C'è il cavo per il cruise control, in modo che il regolatore mantenga la velocità da solo. C'è il cavo per il sensore dei freni, in modo che stacchi l'alimentazione quando noi stiamo frenando. E c'è il cavo per le luci, mi sembra che è questo qui. In ogni caso io non ne utilizzerò nessuno, mi sono limitato soltanto al motore, alla regolazione del motore. È importante questo cavo qui verde perché è il cavo che ci permette di dire al regolatore in che direzione far girare il motore. Ovvero, una volta montato tutto e acceso, acceleriamo ma la ruota gira al contrario, ci basterà spegnere, collegare insieme questi cavi, accendere e vedremo che la ruota girerà nel verso opposto. A quel punto scollichiamo i cavi, spegniamo e sarà configurato per girare nella direzione giusta. Ok, collegato motore e acceleratore, ci manca l'alimentazione. Ovvero questo qui è un regolatore da 36 o 48 volt, sono voltaggi standard di pacchi batteria per gli overboard, quindi potete riutilizzare anche la batteria dell'overboard oppure batterie per biciclette elettriche. E, come vi ho fatto vedere, io ne ho realizzata una da me con batterie di portatili riciclate e, per cui se vi interessa come fare una batteria fai da te, iscrivetevi e pubblicherò un video a riguardo, per cui parliamo soltanto di più e meno. Ed ecco qui il tutto montato sulla bicicletta. Abbiamo il motore con il perno aggiunto da noi, dentro le rondelle saldate, stretto con dado e controdado. Di qua abbiamo il perno originale del motore infilato nella forcella con una staffetta saldata al perno per non farlo ruotare con la coppia del motore. E questi qui sono i cavi del motore, i 3 cavi di potenza e i 5 cavetti sottili del sensore del motore. Questi cavi qui li ho fatti salire sulla forcella, passano qui dietro e da qui dietro scendono e arrivano al regolatore, collegati come vi ho fatto vedere. In ogni caso a fine video inserirò lo schema di tutti i collegamenti, così potete mettere in pausa il video e seguirlo.
Questi sono i cavetti di regolazione del senso di rotazione, li ho tenuti perché possono sempre essere utili per ricalibrarlo. Dopodiché ci sono due cavi di alimentazione della batteria che salgono qui e arrivano qui dietro sulla coda della bicicletta, perché come ho spiegato io il pacco batteria lo tengo dentro uno zaino e lo collego con un cavo all'esterno. Questo perché non ho voglia di montarla sulla bicicletta e appesantirla, comunque la bici è abbastanza piccola. E poi abbiamo il cavo dell'acceleratore che sale e arriva qui. Lo stesso discorso si può applicare a qualsiasi tipo di bicicletta, quindi questa qui è una 20, ma si può applicare anche ad una 26, 27, 28, senza problemi, sia mountain bike che bici da passeggio. Infatti ecco un esempio di una bici da passeggio modificata allo stesso modo. I'm so happy.